Mister Conte, intanto complimenti per il successo, non c'è bisogno di spiegare il valore di una vittoria contro la Juventus, allora le chiedo che cosa le restituisce questa vittoria e che cosa le lascia, soprattutto in vista del futuro. Ma, innanzitutto i complimenti vanno fatti sicuramente ai ragazzi, ai calciatori che sono stati interpreti in maniera eccezionale di una partita veramente giocata molto bene, anche perché quando giochi contro la Juventus, questa Juventus che praticamente ha sempre dominato in Italia, per vincere le partite contro di loro devi fare una partita, devi sfiorare la perfezione. I ragazzi oggi sono stati veramente molto bravi e sono contento per loro, perché queste sono partite che comunque devono lasciare dentro qualcosa, e qualcosa di positivo, non presunzione, perché noi dobbiamo sapere che la strada è ancora molto lunga, però al tempo stesso penso che di strada ne abbiamo fatta in un anno e mezzo. Il lavoro paga, sta pagando, e questi ragazzi meritano, perché io li vedo quotidianamente allenarsi e loro veramente meritano di avere questo tipo di soddisfazioni. Al di là del successo e dei gol, non ne sono arrivati, quindi un nuovo clean sheet per l'Inter, mancava da un po' di tempo. Anche la solidità difensiva è importante, va sottolineata soprattutto contro questo avversario che fa tanti gol. Assolutamente, assolutamente, perché abbiamo fatto due gol, penso che come in altre circostanze ne potevamo fare altri, e noi arriviamo e creiamo tante situazioni da gol, tante volte ci manca un po', no? L'istinto killer per cercare di arrotondare il punteggio ed essere un po' più tranquilli. Al tempo stesso penso che oggi abbiamo fatto bene anche nella fase difensiva, c'è stato Samir che alla fine ha fatto anche una parata che a dimostrazione che oggi la squadra eravamo sul pezzo, e questa deve essere una partita che ce la dobbiamo portare dietro, perché oggi eravamo una squadra veramente tosta sotto tutti i punti di vista. In fase di possesso eravamo difficili da fermare, perché comunque avevamo diverse soluzioni. Nella fase difensiva abbiamo lasciato veramente pochissimo. Domanda da studio per il mister? Sì, io faccio innanzitutto i complimenti al mister per la vittoria e gli chiedo quanto è importante adesso tenere i piedi per terra, perché dopo partite del genere è più facile volare. Ma noi non abbiamo tempo assolutamente per fare voli pindarici, assolutamente, quindi dobbiamo assolutamente pensare a migliorare e cercare di continuare a lavorare nella giusta maniera. Sappiamo che, ripeto, la strada intrapresa da un anno e mezzo è quella giusta, fate il lavoro. Poi personalmente io più che lavorare non conosco solo questo verbo, e quindi può piacere o meno, però conosco solo questo e sto cercando di trasferire questo ai calciatori che lo fanno in maniera adesso automatica. Quindi bisogna continuare su questa strada. È una vittoria da mettere nel cassetto, perché l'anno scorso abbiamo messo nel cassetto due sconfitte contro la Juventus. Dobbiamo sapere che è lì, che ci ha dato tre punti, che ci fa capire che se vogliamo possiamo. Grazie mister. Grazie a voi. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Ehi, non olvides suscribirte a nostro canale di YouTube.